Ciao a tutti e bentornati nel mio laboratorio. Io sono Floppy e oggi vi farò vedere come ho costruito la Floppy Soldering Station. È una stazione saldante fai da te che vi permette di avere un buon strumento da laboratorio e soprattutto vi divertirete e imparerete un sacco di cose a costruirla. Quindi incominciamo! Sigla! La Floppy Soldering Station è un progetto che è partito ancora quando ero alle superiori, quindi ormai più di 5 anni fa. Al tempo, per saldare i miei circuiti, avevo solo a disposizione le classiche stazioni saldanti della Parkside, che però avevano un grosso problema, le punte. O meglio, andavano bene, ma solo finché sono nuove. Dopo un po' di ore di saldatura e stagno con l'anima di flussante, si consumavano e non era più possibile utilizzarle. Si creavano dei solchi dove tutto lo stagno si accumulava e non si riusciva più a saldare bene. Poi, dopo un po' di tempo, si bruciava il loro circuito. Dopo aver cambiato due stazioni, ho deciso finalmente di costruirmene una. Ho comprato uno stilo e ho incominciato ad informarmi su come creare il circuito. A quel tempo le mie conoscenze e la mia esperienza erano un po' limitate, ma nonostante ciò, alla fine il saldatore funzionava, o meglio, scaldava e manteneva all'incirca la temperatura. Questa prima versione utilizzava Arduino Nano, che leggeva la temperatura della termocopia e il potenziometro con la DC e gestiva il display ed il pulsante. Il pulsante serviva per cambiare da temperatura impostata e temperatura letta dallo stilo. Invece il potenziometro variava la temperatura impostata. Per poter leggere la tensione in uscita dalla termocopia con la DC dell'Arduino, con un LM358 avevo creato un amplificatore non invertente che mi amplificava la variazione di tensione piccolissima della termocopia. Questo metodo di leggere la temperatura era tutto fuorché corretto, perché oltre che non veniva amplificato correttamente, tutti gli disturbi captati dai fili della termocopia venivano amplificati, quindi il segnale letto era rumoroso. Come display avevo utilizzato un classico display a 7 segmenti con 4 cifre. Come stile mi piaceva un sacco, l'unico problema è che con la quantità di luce che avevo in laboratorio non si vedeva molto bene. Il case lo avevo realizzato in acciaio inox tagliato al laser e piegato in modo tale da formare una scatola dove alloggiare tutta l'elettronica. La seconda versione differiva dalla prima principalmente di due cose. La scheda non era più stata fatta con 1000 fori ma con un PCB. Il circuito era all'incirca lo stesso, quindi tutti i problemi della lettura della temperatura erano ancora presenti. La seconda cosa che cambiava era il firmware. Lo avevo riscritto completamente e non utilizzava più un potenziometro per impostare la temperatura ma tre pulsanti. Sono tuttora super soddisfatto di quel firmware perché lo avevo fatto veramente bene e tutti i vari menu mi piacevano un sacco. Purtroppo il firmware non bastava per essere del tutto soddisfatti, la gestione della temperatura non andava proprio bene fatto così. Quindi sì, è stato un progetto riuscito fin troppo bene per le conoscenze che avevo, ma ora è arrivato il momento di aggiornare il tutto alla versione 3. Questa terza versione è stata pensata fin dall'inizio per essere open source, trovate tutto il progetto in descrizione. In pratica ho rifatto tutto quanto, partendo dal circuito di controllo fino al case stampato in 3D, quindi replicabile da tutti. Ora vi spiego come ho realizzato il circuito. Come prima cosa devo ringraziare PCBWay per aver gentilmente offerto la scheda per questo progetto e un saldatore TS100 che ho utilizzato per saldare la scheda e i vari cavi del saldatore. PCBWay è un'azienda che mette a disposizione molti servizi professionali, come produzione di circuiti stampati fino a 14 layer con substrato di FR4, alluminio e rame. In più vi permette di produrre PCB flessibili. Se avete la necessità di avere pezzi meccanici potete utilizzare il loro servizio di stampa 3D o lavorazione CNC, che vi permette di avere dei pezzi di qualità professionale, realizzati con materiali e metodi di produzione che difficilmente si ha in casa. Per maggiori informazioni andate nel link www.pcbway.com, altrimenti se volete supportare il mio lavoro in maniera gratuita potete passare tramite il mio link affiliato che trovate in descrizione. Vi ricordo che per il primo ordine avete uno sconto di ben $5, ovvero vi coprirete tutto il costo di 5 PCB. Il cervello di questo progetto è un STM32G070CBT6. Che vanta di ben 128 KB di flash e un sacco di porte programmabili. Purtroppo questo micro non ha integrata l'interfaccia USB,
Questa scelta è stata fatta per rimanere nella parte più economica, ma questo non mi ha vietato di utilizzare lo stesso circuito che utilizzo nelle floppy board 3, ovvero utilizzare un CH340 che mi permette di convertire la comunicazione seriale UART in una porta COM leggibile collegandosi al computer, un po' come fa Arduino Uno. Per poter mantenere eventuali impostazioni ho aggiunto anche una EEPROM, che può essere montata a piacimento. Viene utilizzata per ricordare l'ultima temperatura impostata e anche le impostazioni dei vari tempi di standby. La seconda parte invece è quella che si occupa della lettura della temperatura. Questa volta niente amplificatori operazionali. Mi sono affidato invece all'integrato MAX 6675, che integra già la compensazione del giunto freddo, ovvero la termocoppia, e in uscita mi restituisce un dato che può essere convertito in gradi Celsius, quindi super semplice da usare e con una buona accuratezza. Questo sensore comunica con il nostro STM32 tramite SPI. Più precisamente servono tre connessioni, il CS, Chip Select, CLK, il Clock, e il MISO, Master In Slave Out. Con questi tre cavi possiamo comunicare con il MAX 6675, che ci prepara il segnale in arrivo dalla termocopia di tipo K in un numero digitale convertibile in temperatura. L'utilizzo di questo chip mi ha permesso di essere certo della misura ottenuta ed avere una temperatura stabile e accurata. La terza e ultima parte principale del circuito è la parte di potenza, ovvero un back converter che mi abbassa la tensione da 24V a 3.3, necessari per l'alimentazione del microcontrollore, la memoria e il display, che è di tipo grafico con una risoluzione di 128x64 pixel, e una retroilluminazione potentissima, ottima per contrastare la luce che c'è in laboratorio. Poi c'è il MOSFET che mi permette di controllare la cartuccia riscaldante dello stilo, in modulazione PWM, così da poter controllare bene la potenza che gli arriva e quindi scaldare più o meno. Il MOSFET è di tipo N ed è messo in configurazione low side, quindi scollega la massa quando non è acceso. Come avrete sicuramente capito, lo utilizzo proprio come interruttore, quindi in zona triodo. Non necessitando di un'alta frequenza di commutazione, ho fatto due calcoli e potevo permettermi di non utilizzare un gate driver per accendere velocemente il MOSFET. Quindi ho semplicemente limitato la corrente di carica della capacità del gate con un resistore, così da proteggere la porta dell'MCU e non ho aggiunto molti componenti al circuito. Come avete visto, il circuito della scheda di controllo non è molto complesso. Ho aggiunto anche altre piccole funzioni, ad esempio la possibilità di utilizzare un NTC per leggere la temperatura al di sopra del posa stilo. Questo dato ci permette di sapere quando abbiamo in mano il saldatore e quando no, perché una volta alloggiato al suo posto, l'NTC abbassa la sua resistenza perché capta il calore del saldatore sotto di lui. Questo permette di aggiungere la funzionalità di standby, ovvero la stazione saldante non scalda più lo stilo dopo un tempo impostato da noi. Questa funzionalità può essere molto comoda, perché se dimentichiamo il tutto acceso, dopo un po' il saldatore smette di scaldare e riduce l'usura dello stilo stesso, e non abbiamo elementi caldi incustoditi. Per regolare la temperatura impostata e navigare nei vari menu, ho utilizzato un encoder rotativo con pulsante. È molto meglio rispetto ai pulsanti e ai potenziometri in quanto si può girare all'infinito, ed è più rapido e facile da usare. Per renderlo più bello alla vista ho stampato una manopola e ho colorato la scritta con dello smalto per unghie. Per mantenere tutta l'elettronica fresca c'è la possibilità di installare nel retro del case una ventola da 40 mm, la cui velocità può essere controllata via firmware sempre tramite modulazione PWM. La ventola serve principalmente per l'alimentatore, che è un semplice alimentatore switching da 24V 5A. Che dopo un prolungato utilizzo inizia un po' a scaldare, con il minimo giro d'aria rimane fresco. Lo stilo che ho scelto non è proprio il massimo, in quanto sono quelli economici che si trovano su Amazon, sui 15 euro. A differenza dei modelli più costosi, come il TS100, montano delle punte con il sensore di temperatura molto vicino alla punta, quindi la temperatura letta è molto vicina a quella reale. Quello che ho comprato io, invece, dovrebbe avere la termocopia un po' distante. Questo causa una grande differenza tra la temperatura letta e quella reale dello stilo. Per risolvere questo problema basta interpolare leggermente i valori ricevuti dal sensore con quelli misurati realmente sulla punta, ma non avrò mai la temperatura corretta. Comunque, voi siete liberi di scegliere lo stilo che piace più a voi,
Gli unici vincoli sono che devono funzionare a 24 volt e che utilizzino come sensore una termocopia di tipo K. La struttura invece è stata stampata in 3D. Io ho ancora la prima versione, che ha qualche cosa da sistemare, come le pareti che non sono bloccate da entrambi i lati. Nei file che vi ho lasciato questo problema l'ho risolto e vi consiglio di stampare tutti i pezzi orientati come da file, così da avere il miglior risultato. Le pareti le ho ricavate da un pezzo di plexiglass, che ho tagliato al laser, ma se voi non avete a disposizione questo strumento potete stamparli in 3D o affidarvi ai servizi di taglio laser di PCBWay. Vi lascio il link affiliato in descrizione così potete supportare il mio canale senza costi aggiuntivi. Nel lato destro ho realizzato un sistema di montaggio che mi permette di inserire il portastilo. La spugnetta è un vasetto di vetro con all'interno la paglietta in ottone per pulire la punta quando necessario. Sono veramente contento del risultato di questo progetto. Funziona bene ed è anche bello da vedere. Il firmware potete riscriverlo o basarvi sul mio e migliorarlo in base alle vostre esigenze. È questo bello dell'open source. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi altri miei video. Come sempre in descrizione vi lascio tutti i miei social dove pubblico in anteprima i progetti a cui sto lavorando. Vi ringrazio e alla prossima!